chiamo Armando Genazzani, sono un farmacologo universitario che si occupa normalmente di farmacologia molecolare. Ho avuto la fortuna però di poter ricoprire dei ruoli nel mondo regolatorio, in particolar modo nell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nell'Agenzia Italiana del Farmaco e nell'Agenzia Europea dei Medicinali, l'EMA. Oltre 15 anni fa ho fondato insieme a Piero Canonico e alla Società Italiana di Attività Regolatoria e in particolar modo Alessandro Torsello questo master. Ci sono tanti master che parlano di queste tematiche farmaceutiche. Scegliere il nostro se sei interessato sia agli affari regolatori, sia riuscire a capire le dinamiche dell'accesso al mercato, questa è una delle nostre peculiarità, di metterlo insieme. Se vuoi un rapporto diretto con le aziende, siamo sufficientemente fortunati da essere vicino al territorio milanese, che è molto ricco di aziende farmaceutiche. Se vuoi avere una prospettiva anche del pubblico, perché attraverso le nostre esperienze possiamo ingaggiare molti degli stakeholder pubblici per riuscire ad avere una prospettiva equilibrata. Le statistiche di chi frequenta un master di secondo livello in generale sono ottime e Alma Laurea dice che c'è un'occupazione oltre l'80% dopo un master. Le nostre sono ancora superiori perché vi è una capacità attrattiva delle aziende e una necessità di figure nel mondo regolatorio e in questo mondo emergente di accesso al mercato eccezionale. Quindi uno dei motivi principali per iscriversi è per riuscire a entrare in questo mondo che ha una forte dinamicità. La mia più grande soddisfazione all'interno di questo master è che quando mi sposto in ambienti diversi per convegni, per altre occasioni, scopro che ci sono oltre 300 laureati in questo master. Li vedo felici, molti di questi ricoprono oramai posizioni apicali. Il mondo dell'industria è ovviamente un mondo molto dinamico, a differenza del mondo del pubblico, quindi è facile salire dallo stagista fino a diventare responsabile. E questa è la più grande soddisfazione, vedere che le persone alla fine hanno successo. La verità è che principalmente è merito loro e della passione che ci hanno messo.